Nuovo appuntamento per incontro con l'autore. Oggi abbiamo come gradito ospite Roberto Valeri. Gradito ospite perché oltretutto per venire fin qua da noi ha fatto un piccolo viaggio. Sì. Infatti lui arriva da Livorno. Sì, certamente. E dobbiamo ringraziarlo perché chiaramente con questi giorni di calura venire e arrivare fin qui a Sesto TV è un impegno anche importante, insomma, quindi ti ringraziamo davvero di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito. Roberto, ci diamo del tu naturalmente. Sì, certamente sì. Ci vuoi raccontare qualcosa di te? Sì, dunque, io faccio parte dell'associazione ALA, presieduta da Marco Rodi, che è l'Associazione Liberi Autori. Associazione Liberi Autori. Inoltre faccio parte anche del circolo culturale di Acinto Cestoni, che è un circolo culturale scientifico presieduto dalla dottoressa Isabella Capitani. E per questo circolo faccio delle divulgazioni scientifiche. Ma poi, tu sei in pensione? Sì, ora sono in pensione. Io ho fatto da giovane il chimico qua a Firenze, nella zona di... Quindi un pendolare? Sì, di San Donnino, diciamo, quando non era ancora San Donnino, non era ancora Chinatown, come la chiamano adesso. Okay. E poi sono ritornato a Livorno, ho lavorato in un'industria metallurgica. Mm-hmm. E comunque mi sono sempre occupato, diciamo, di questioni di scienza, di metallurgia, di chimica. E ho sempre avuto anche la passione, diciamo, per la fisica. Uh-huh. E colsi l'occasione circa 10 anni fa, nel 2005, quando ci fu il primo centenario della relatività ristretta. Uh-huh. E cominciai a buttare giù qualche cosa di questa teoria che, diciamo, pur essendo passati 100 anni, era poco nota. Mi ero accorto anche che era una disciplina, una parte della fisica che non veniva neppure studiata nelle scuole, o perlomeno quando il professore arrivava a quei capitoli lì, andava oltre, sorvolava. Me ne sono accorto anche con i miei due figli. Per cui, insomma, ho deciso di scrivere. Poi ho colto l'occasione nel 2016, quando nel marzo del 1916 ci fu il centenario della relatività generale, cioè della seconda parte della relatività, per completare il libro e quindi farlo pubblicare. Fra l'altro questo libro mi è stato pubblicato da una casa editrice di Firenze, che è la FASA. FASA Edizioni. FASA, certo. Allora non era ancora socio, diciamo, del circolo culturale. Allora, vabbè, non era ancora socio di ALA. E quindi non conoscendo anche, ALA, certo. Mi sono appoggiato con anche questa... Anche perché ALA è nata quest'anno praticamente, sì. alla fine dell'anno sì, scorso. Questo libro qui, diciamo, è stato stampato nel dicembre dello scorso anno, quindi ovviamente Alan... Roberto, sì. Se io leggo questo libro, grazie, me ne hai fatto omaggio, sì. Ma ci riuscirai a capire anch'io qualcosa della relatività? Lo scopo per il quale l'ho scritto è proprio quello, no? Einstein soleva dire che se hai capito veramente qualcosa devi essere capace di spiegarla anche a tua nonna. Ovviamente che la nonna non sia laureata. Ora c'è in la moda spiegata ai figli, ai bambini, eccetera. Sì. Noi ci facciamo le nonne. Sì, io però ovviamente non è che sono ho scritto a livello, diciamo, di bambino. No, ho scritto a un livello, certo. Diciamo che come nozioni matematiche è sufficiente il teorema di Pitagora. Quindi una terza media. Ecco, ho cercato di essere più semplice possibile. Quindi, c'era naturalmente, prima di aver scritto il libro, ho letto numerosi libri sulla relatività. Chiaro, ho iniziato dall'ABC della relatività di Bertrand Russell, poi ne ho letti molti altri. L'ultimo che ho letto è La relatività con le quattro operazioni. Ah. E questo libro era stato scritto da un fisico inglese, un certo Durer, il quale diceva che la relatività senza la matematica è come sciare senza cadere, oppure lavorare senza provare fatica. Ah. Beh, io, con tutto rispetto ovviamente per Durer, non sono tanto d'accordo su questo. Perché? Perché io penso che uno scienziato, quando gli viene a mente una nuova idea, una nuova ipotesi, non la pensi subito matematicamente, ma abbia delle idee nel cervello, insomma, poi dopo la formulazione matematica
è una cosa successiva, la che verifica magari, con le teorie che magari sarà ancora più spiegativa, però certo, diciamo l'idea certo, viene a, certo, certo, a priori. Ma e quindi hai avuto soddisfazione in questo libro? Hai avuto riscontri di persone che l'hanno letto e che hanno capito? Sicuramente sì, anche la Feltrinelli che me lo sta, diciamo, l'ha pubblicato in tutte la catena della Feltrinelli, anche a Livorno mi hanno detto che è un libro che come che divulgazione scientifica che va. Ho fatto già una conferenza il 2 d'aprile al Museo di Storia Naturale di Livorno. Ebbi un buon successo di pubblico, perché la sala fu, diciamo, colma. Erano presenti anche degli professori universitari dell'Università di Pisa. E alcuni di loro sono venuti a congratularmi. Accidenti, bene, quella bella soddisfazione. A congratularsi con me. E queste sono le soddisfazioni degli autori che non sono famosissimi, però hanno le loro gratificazioni. Sì, perché proprio mi hanno detto, dice, si vede, dice, che l'hai capita bene, perché per spiegarla in termini così... Sei stato promosso, insomma. Sì, da quando me lo sono sentito dire da... due professori, uno di fisica e uno di analisi matematica della facoltà di ingegneria, insomma, mi sono sentito... Ok, bene, Roberto, però io so che tu non ti limiti alla teoria della relatività, ti occupi anche di storia. Sì, faccio parte anche del Comitato per la Promozione dei Valori Risorgimentali, che è un comitato che è sorto a Livorno 16 anni fa. Noi andiamo nelle scuole e facciamo divulgazione scientifica, cioè praticamente a settembre diamo un tema di carattere risorgimentale e le scuole svolgono questo tema e noi da marzo a aprile giudichiamo i lavori e diamo una borsa di studio in denaro alle singole scuole che hanno partecipato. Roberto, una domanda, come si concilia la relatività con Firenze Capitale? Beh, o altre... C'è da dire questo, che io fin da ragazzo mi sono piaciute queste due cose, la scienza, la chimica, la fisica e la storia. Un po' anche la storia, diciamo. Quindi dal momento che sono venuto in pensione non è stato per me difficile, non è che sono partito da zero quando sono andato in pensione, avevo già, diciamo, un passato in cui, diciamo, mi è bastato poco per poter, diciamo, rientrare. La scienza, anche perché lavorando, diciamo, mi sono sempre occupato di questioni scientifiche. Era un po' la il tuo lavoro. Poi, diciamo, non è come la scienza, basta un po' leggere, diciamo, che un po' tutti... Documentarsi magari fare un po' di ricerca. Tutti ci arrivano, ecco, diciamo, la fisica o la chimica... Ma insomma, mica tutti, ci tiriamo troppo giù, Se, chiaramente, come vedete nella copertina, se uno legge la Terza Guerra d'Indipendenza, noi quest'anno l'abbiamo dedicato alla Battaglia di Lissa, perché nella Battaglia di Lissa morì un livornese, Alfredo Cappellini, al quale è dedicato il nostro istituto nautico. Okay. Quindi, diciamo, ci teniamo anche collegati con la storia locale, quindi con il locale e con la memoria di quello che è il luogo in cui in fondo tu abiti, insomma, in cui sei poi nato. Poi ci tenevo anche a sottolineare, molti tendono a sminuire un po' Einstein, no? Lo legano solo alla famosa equazione E uguale a MC quadro, oppure al paradosso dei gemelli. Io ho messo in evidenza che nel 1905, quello che viene considerato l'anno mirabilis di Einstein, questo uomo tirò fuori, diciamo, dal cilindro quattro cose che sarebbero tutte e quattro degne di premio Nobel. In realtà lui lo prese solo per una di esse, che fra l'altro non era neppure la relatività. Il premio Nobel nel 1921 fu assegnato a Einstein per gli studi sull'effetto fotoelettrico, quindi non per la relatività, perché la relatività anche allora veniva considerata un qualche cosa di non ben chiaro, la comunità scientifica del tempo non l'aveva ancora accettata definitivamente, sia negli anni che vanno. Mi sembra davvero capire che questa relatività ti appassiona veramente, molto, rimane veramente dentro di te e la senti quasi tua, insomma. Sì, diciamo, molti mesi, quindi sono riuscito a entrarci dentro e credo, insomma, dato che la conferma mi è venuta anche da eminenti professori, che sia riuscito a esprimere quello che avevo capito in parole semplici, perché altrimenti
questi professori dell'università non ti avrebbero promosso. Non mi avrebbero promosso, mi avrebbero rimandato. Senti Roberto, sì, hai qualcosa in programma con Ala? Pensi di pubblicare qualche cosa? Io sto scrivendo quello che ho capito della meccanica quantistica. Ah, sempre lì, ricadiamo di nuovo nella fisica. E questo lo sto scrivendo, certo. E non so ancora a che punto sei. Ah, sono, diciamo, un buon punto, ora vedrò un attimino come, perché io ho due nipoti oltre a due figli, quindi dovrò un po' barcamenarmi con le tra il nonno della famiglia. Sono un nonno di due nipotine. E al 6 ottobre con la libreria Feltrinelli ho una conferenza nella sala della libreria in via quando Franco, sarà quindi. Magari ce lo dirai e così noi potremo richiamare eventualmente l'intervista questa che noi ti facciamo, che andrà in onda l'ultima domenica di luglio, quindi sì, prima della nostra, diciamo, prima della nostra pausa. Bene, Roberto, io che posso dire? Ti ringrazio di essere venuta fin qui da Livorno e di essere stato nostro ospite. Io mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, questa è l'ultima, diciamo così, intervista e puntata della prima dell'estate, ci fermiamo per il mese d'agosto e noi ci diamo appuntamento a settembre. Ringraziamo tutti, ringraziamo ancora Roberto, grazie a piacere tutti, d'averti visto qui. Buongiorno a tutti.